Diciamo che l'isolamento politico è stato il mio quotidiano. Quasi un'ora di conferenza stampa. In piedi, da solo oltre il tavolo, in un noto hotel di Lamezia Terme, Federica Roccisano è un fiume in piena. Il suo defenestramento dall'aggiunto Oliverio non le è andato giù, ha spiegato, per le motivazioni che sono state addotte e così ha deciso di togliersi tutti i sassolini dalla scarpa, di raccontare le difficoltà di un percorso che fino ad ora aveva taciuto. Non si tratterebbe infatti di un fulmine a ciel sereno. Già dopo 6 mesi dal suo insediamento, ha detto la Roccisano, i tentativi di farla dimettere sarebbero stati continui, fino al 2 gennaio scorso, quando il governatore Oliverio le avrebbe chiesto chiaramente di rimettere il mandato. Di fronte al rifiuto della Roccisano, la revoca. Ma perché l'ex assessore al welfare, lavoro, politiche giovanili e scuola era così scomoda? Era scomoda perché non era comoda, cioè non era una persona che a comando parlava o a comando taceva o a comando andava o a comando diceva sì. E l'ex assessore parla anche di mobbing all'interno della sua struttura. Una cosa che mi rimprovera è quella di non aver persistito settimanalmente a dire, ma non l'ho fatto per una specie di deresponsabilizzazione personale, quelle che erano gli ostruzionismi, o il mobbing che veniva fatto all'interno del dipartimento stesso. Federica Roccisano ha deciso comunque di rimanere all'interno del PD e smentisce qualunque passaggio in altri partiti. Tiziana Bagnato per la CNews 24.